Bentornati a Football Benchmark, bentornato naturalmente ad Andrea Sartori, Club Aledo Sports di KPMG. Ciao Luca. Ciao Andrea, oggi con te parliamo di Financial Fair Play, perché credo che sia molto importante riuscire a capire quale potrebbe essere l'impatto del Covid anche sulle regole della UEFA sul Financial Fair Play. Le regole sono molte, no? Sono 6 o 7, diciamo, più o meno quelle più importanti, i paletti, i parametri a cui si devono attenere le società. Quelle di cui abbiamo parlato molto spesso nelle nostre chiacchierate sono il rapporto fra stipendi e ricavi del 70%, la continuità aziendale, lo sbilancio fra acquisti e cessioni, ma sono fondamentalmente due quelle che poi portano le sanzioni e quelle che probabilmente saranno più difficilmente attuabili dalle società di calcio. Le leggiamo in grafica: il pareggio di bilancio e i debiti scaduti. Credo che siano queste le criticità oggi del Financial Fair Play. Esattamente, questi diciamo sono i due parametri che, come tu dicevi correttamente, fanno scattare un allarme rosso e di conseguenza le potenziali sanzioni da parte della UEFA. Ci sarà sicuramente quest'anno delle difficoltà, soprattutto se la stagione dovesse essere cancellata, ma anche se si dovesse finire nelle condizioni difficili che sono state discusse in questi giorni a stadi chiusi, con perdite chiaramente da botteghini, arrivare al pareggio di bilancio. C'è poi chiaramente il problema dei debiti scaduti, debiti verso l'erario, verso i fornitori e ovviamente gli stipendi dei calciatori nonché i dipendenti. Secondo te, sì, Andrea, come si dovrebbe comportare la UEFA rispetto a questi due principi che ha assunto e da cui non vorrebbe derogare? No, in assoluto il presidente Ceferin, anche in interviste nel passato, ha detto che Financial Fair Play rimane, però in qualche modo bisogna che sia modificato, altrimenti si rischia di penalizzare quasi tutte le squadre in Europa. Allora, entro il 31 dicembre avrebbero dovuto fornire prova dei pagamenti dei debiti dell'esercizio in essere. C'è stata una proroga, quindi per questo aspetto diciamo che c'è stato un rilassamento. Il vero problema sarà vedere come si tratteranno i bilanci di quest'anno dal punto di vista del break-even, perché certo che se la stagione dovesse essere cancellata, l'effetto sui bilanci sarà assolutamente devastante. Io penso che qua nessuno può giocare negli anni futuri, perché le perdite accumulate saranno significative. A mio avviso il modo per poter eventualmente risolvere il problema è dare un anno di moratoria, cioè non considerare la stagione 19-20 come stagione parte nel calcolo del break-even point. Perché Luca, non dimenticarti che nel calcolo del break-even si considerano 3 anni cumulativi e si prende praticamente la somma dei profitti realizzati, tenendo presente i ricavi e i costi rilevanti, perché non sono esattamente tutti quelli considerati. Ad esempio, le spese da stadio non vengono considerate nel calcolo dei break-even point per l'investimento da stadio. E di conseguenza le perdite accumulate di 30 milioni potrebbero essere considerate in un contesto in cui nella stagione 19-20 c'è una moratoria. Quindi moratoria sia per quanto riguarda i termini per ottemperare ai propri obblighi, e anche moratoria di un anno per cercare anche di riequilibrare, no? Anche le stagioni sportive, perché è possibile che qualcuno inizi più tardi o non finisca affatto rispetto a qualcun altro che invece riesce a finire il campionato. Sì, io direi proroga dei debiti scaduti e moratoria per un anno. Aggiungerei anche il fatto che ci potrebbe essere una situazione veramente peculiare nel momento in cui determinati paesi come la Francia, che hanno annunciato la cancellazione della stagione, sarebbero nettamente penalizzate. Pensiamo ad esempio al Paris Saint-Germain e altri paesi che concludono la stagione e di conseguenza possono presentare un bilancio che è molto più sano rispetto alle squadre francesi. Grazie mille Andrea Sartori, naturalmente. Prego. L'appuntamento con Football Benchmark tornerà nei prossimi giorni.